ci troviamo sotto l'ipogei, vicino alla chiesa di Balai Vicino, che dal 3 di maggio custodisce le tre statue dei martiri turritani. Stiamo parlando della Festa Manna, le celebrazioni proprio per ricordare Gavino, Protto e Gianuario, ma per parlarne dobbiamo tornare indietro nel tempo al IV secolo d.C., che vide il martirio proprio qua a Porto Torres, nella chiesa di Balai Lontano, dei tre martiri. Per parlarne abbiamo invitato Giancarlo Pina, che è un noto conoscitore delle tradizioni della città turritana. Siamo all'ottobre del 303. Che cosa succede? È una data particolare, quella in cui Gavino, Protto e Gianuario vengono uccisi attraverso la decapitazione proprio nella località che noi chiamiamo Balai Lontano. E invece noi qui siamo nella località Balai Vicino, dove i loro corpi hanno sostato per un lungo tempo, almeno 7 secoli, in attesa della costruzione della grande basilica di San Gavino, dove i loro corpi verranno sepolti. È una storia particolare. Proto è un presbitero, quello che oggi chiamiamo un prete, e Gianuario è un diacono. Ambedue predicano la fede in Cristo esattamente in questa città. Allora si chiama Turris, siamo nel periodo imperiale romano. E sono raggiunti dall'editto di Diocleziano e Massimiano, i due imperatori di Roma, che vieta ai cristiani di predicare la loro fede. L'editto prevedeva che se non, i cristiani non avessero rinunciato alla loro fede, sarebbero dovuti essere passati a fil di spada, sarebbero dovuti quindi essere uccisi. E quindi succede che dopo un processo intentato da Barbaro, che è il preses di Corsica di Sardegna, dopo varie torture, dopo vari episodi nei quali si fa violenza ai due, succederà che saranno condannati a morte. E verranno affidati a un militare pagano, Gavino appunto. Gavino, in un primo momento, un militare pagano che ha il compito di custodire questi due ecclesiastici. Beh, succederà una cosa che Barbaro non aveva previsto: Gavino, anche lui, si convertirà alla religione cristiana e quindi sarà il primo ad essere acciuffato dagli uomini di Barbaro, perché lascerà fuggire i due e sarà portato a Balai Lontano, dove il 25 ottobre, appunto, verrà decapitato e il suo corpo gettato in acqua. 2 giorni più tardi succederà la stessa storia per Proto e per Gianuario. Appunto, come dicevamo prima, i loro corpi verranno raccolti e sistemati all'interno di alcuni ipogei qui a Balai Vicino. E proprio per ricordare questo momento in cui, quando si porteranno le reliquie all'interno della Basilica di San Gavino, di qui, si ricorda attraverso una processione, o meglio attraverso 2 processioni. La prima è il 3 di maggio, che è la vigilia della festa della dedicazione della chiesa. Verranno portate le statue seicentesche in questa piccola chiesa e rimarranno sino al giorno di Pentecoste. Il giorno di Pentecoste faranno ritorno. Allora, questi 3 santi sono molto importanti per la tradizione, per la storia di questa città. Ricordiamo che i 3 santi non solo sono patroni di Proto, ma di tutta l'archidiocesi turritana, quindi sono a fondamento della chiesa del nord-ovest Sardegna. E dal 300 passiamo al 1080. Il giudice di Torres, Comitta, decide di erigere la Basilica di San Gavino, una delle basiliche, anzi, se non la più antica basilica della Sardegna. In quel periodo che cosa succede? Che cosa induce Comitta a realizzare questa enorme chiesa? Dunque, induce Comitta a realizzare la chiesa un fatto strano che in qualche maniera lo perseguita ed è una lebbra. Questo è detto nel Condaglio di San Gavino, e che non gli dà tregua. Quindi lui succederà che non sarà più capace di governare. Il re Comitta lascerà il regno nelle mani di sua sorella Giorgia e trascorrerà il suo tempo nel castello giudicale di Ardara ad attendere, se possiamo dire, la morte. Però vi sarà un fatto particolare, che è quello di un'apparizione di una persona vestita di bianco che dice di essere San Gavino, il quale dirà: costruirai una chiesa a Torres, e gli dice anche dove, in Monte Agellu, e al primo colpo di piccone che tu darai per
per costruire questa chiesa, sarai liberato da questa infermità. Quindi si capisce come si fa portare con una sorta di trabiccolo che si era fatto costruire in maniera tale che quando lui si fosse mosso non sarebbe stato visto dagli altri, perché in quel periodo la lebbra era considerata come un castigo divino, e quindi a questo punto succederà che si reca lì, dovrà dormire perché lo raggiunge la notte, l'indomani mattina si alzerà e nel condario appunto è scritto che non avrà più nessun segno di lebbra. Ecco quindi che comincia la vera costruzione, facendo arrivare quegli undighi mastros de pedra de muro de suprus fine, chi si può tirare un tacatare in Pisa, sostanzialmente 11 personaggi esperti nelle costruzioni di chiese che venivano da Pisa, e quindi daranno vita a questa chiesa che è appunto la chiesa romanica più antica e più grande della Sardegna. Ma il culto dei tre martiri risale a molto prima della costruzione della Basilica di San Gavino. Ritorniamo indietro nel tempo dunque. Certo, noi abbiamo una grossa fortuna che il territorio nel quale sta la Basilica di San Gavino, Monte Agellu come dicevamo prima, attraverso le pietre archeologiche, le pietre monumentali, racconta almeno 2000 anni di storia. E quindi è molto chiaro che dopo il martirio comincia subito il culto di San Gavino. Sono stati trovati in 20 anni di scavi almeno i resti di almeno tre altre cattedrali precedenti alla basilica attuale, cioè praticamente questa, quella che noi vediamo, pur essendo vetusta, è quella più moderna. Quindi diciamo che abbiamo trovato una cattedrale del IV secolo, una del V, una del VII, ecco, che denotano come questo culto è sempre presente. Questa cosa è molto importante perché fa dire a uno degli studiosi di vita dei santi, appunto un agiografo che si chiama Reginald Grégoire, che Gavino è il solo martire della Sardegna che ha un'attestazione storica, cioè pur essendo morto nel 1700, noi abbiamo dalla sua morte ad oggi sempre un luogo di culto a lui dedicato, e non succede come altri martiri, per esempio, perché hanno un periodo di oblio diciamo molto, molto grande. Quindi il Monte Agellu è uno scrigno straordinario, ahimè molte cose sono state anche sepolte, si vorrebbe veramente tirarle fuori in maniera tale che tutto possa essere valorizzato. Ed è un luogo di cui parla la Pontificia Accademia dell'Archeologia Cristiana, definendolo come un luogo di importanza mondiale. Questo è un pochino, e quindi diciamo la testimonianza che il culto è sempre presente, e ce l'abbiamo attraverso il racconto delle pietre. Questa volta non sono dei testi, ma sono il racconto delle pietre. Noi conosciamo molte storie che riguardano il martirio di Gavino Prote Januario attraverso la cosiddetta Passio dei Martiri. La Passio dei Martiri, il documento più antico, non è un documento sardo né italiano. È una cosa stranissima che nella biblioteca della Facoltà di Medicina di Montpellier si trovi la storia di Gavino Prote Januario, proveniente da Clairvaux, un'abbazia fondata da San Bernardo nel 1115, nella quale un nostro re nel 1154, Gonario II della Congunale, è entrato dopo aver lasciato il suo regno. All'età di 40 anni ha lasciato il regno e è diventato monaco cistercense, e quindi si capisce che lui abbia dettato l'amanuense la storia dei suoi santi, dei santi di questa città. E fa veramente specie che a 200 km da Parigi, a Clairvaux appunto, nella Champagne, si sa per certo che ogni 30 di maggio, ogni 25 d'ottobre, si faceva festa per Gavino Prote Januario. Questa è anche una prova, no? di certe cose che riguardano questa città per molti versi straordinaria, che valcano il Tirreno e che diciamo sono note in contrade diverse dalla nostra. Abbiamo parlato di culto, ma non possiamo non parlare del legame che unisce la città di Sassari alla città di Porto Torres, ed è viva nei secoli attraverso un pellegrinaggio che si fa sempre la notte tra il sabato e la domenica di Pentecoste, un legame che unisce i due popoli anche attraverso la consegna delle chiavi della Basilica di San Gavino dal sindaco di Sassari al parroco di San Gavino. San Gavino, certo. Questo legame con Sassari è un legame di vecchia data. Sappiamo benissimo che col finire la dinastia dei re di Torres, attraverso la grande regina, l'unica regina dell'Asia, di Torres, nascerà di lì a poco il libero comune di Sassari, e diciamo che avrà più importanza naturalmente di Torres, però i legami tra
Torres e Sassari sono sempre molto, molto fitti, nel senso che molte persone che abitavano la nostra città, a causa di problemi legati alle incursioni dei barbareschi o dei musulmani, vanno un pochino verso l'interno, e quindi si deve anche alla presenza di molti turritani, quindi abitanti di Torres, il fatto che nasca questa grande città di Sassari. Quindi le cose di Turris o di Torres diventano anche di Sassari, e quindi la lingua, no? Una lingua che si forma nel porto de Turres attraverso gente che parlava il logudorese e altri che parlavano un antico idioma pisano, era un centro di scambio, quindi nasce questa lingua che quindi da questa città va a finire a Sassari, e attraverso il culto dei martiri che viene proprio trasferito a Sassari. Un esempio tipico, se noi abbiamo la possibilità di vedere il Duomo di Sassari, vediamo rappresentati sulla facciata ancora San Nicola, ma anche Gavino Protegianuario, e diciamo che tutto quello che riguardava prima Torres passa a Sassari, tant'è vero che in molta corrispondenza, per esempio dei papi, Sassari si chiama Civitas Turritana, quindi diciamo che il legame è veramente, veramente forte. Ecco, diventa un legame quindi per fede, ma anche di carattere amministrativo, perché poi quando Torres perderà importanza, la città di Porto Torres farà parte della città di Sassari, come un quartiere. E quindi succederà che diciamo il comune di Sassari avrà l'obbligo di mantenere la Basilica di San Gavino, quindi di provvedere tutti i lavori che sono necessari. Il fatto che da sempre il sindaco di Sassari consegni al parroco di San Gavino le chiavi della Basilica è come dire: abbiamo mantenuto fede alla nostra promessa di provvedere a tutti i lavori e ti consegniamo questa chiave, in maniera tale che possa ancora per un anno gestire questa Basilica. La cosa interessante è che se noi andiamo a vedere negli archivi di Sassari, noi vediamo per esempio che anche nel 1400 vi sono dei consiglieri comunali di Sassari che vengono in missione a Porto Torres proprio in occasione delle feste, quindi c'è veramente questo legame molto forte. Legame molto forte che si può anche vedere attraverso i frequenti pellegrinaggi da Sassari a Porto Torres. E appunto quello che si compirà tra sabato e la domenica successiva, che è il giorno di Pentecoste, è un esempio calzante, nel senso che noi abbiamo per esempio notizia di un pellegrinaggio che veniva fatto nel 1620, perché abbiamo un documento che è fatto da un canonico turritano che si chiama Francesco Rocca, un personaggio molto importante e molto colto, che in qualche maniera cerca di disciplinare la processione dei pellegrini da Sassari a Porto Torres, perché probabilmente si era persa così il senso di spiritualità. Allora dice per esempio: facciamo questo pellegrinaggio pensando o alla visita della Madonna Santa Elisabetta, sua cugina, oppure facciamo questo pellegrinaggio diciamo pensando al Calvario di Cristo, in cui la penultima stazione è San Gavino, che è assimilabile al Calvario, e l'ultima stazione è proprio questa chiesetta di Balai, e come il sepolcro di Nostro Signore. Quindi diciamo questo rapporto è molto saldo, molte volte personalmente io ho pensato che sarebbe anche dei più moderni più interessante che fosse più saldo, anche per dei motivi proprio prettamente umani, insomma. Si chiude questo lungo speciale dedicato alla festa Manna, e in particolare ai tre martiri turritani. Io ringrazio Giancarlo Pinna per averci allietato con questa bellissima storia che racconta appunto del martirio di Gavino Protegianuario, ma anche del culto di questa festa che lega soprattutto le due città di Sassari e quella di Porto Torres. Vi ringrazio per averci seguito. Alla prossima, arrivederci.